La cura delle mani e dei piedi è fondamentale, non solo quando si tratta di bellezza, ma è importante anche per il nostro benessere, tanto che qua esiste quasi un percorso spa? Sì, esattamente. Qui noi tendenzialmente operiamo proprio in maniera olistica a 360 gradi e anche per quanto riguarda la cura di queste due estremità, così trascurate alle volte ma così importanti, tendiamo a fare dei veri e propri trattamenti di bellezza e di benessere. Come funziona? C'è proprio un percorso? C'è proprio un percorso, infatti. Sui piedi, per esempio, tendiamo a fare un'immersione in acqua con un'acqua informata, la chiamiamo così. Tendiamo ad aggiungere una sinergia di oli essenziali, fra questi spicca la melissa, dalle proprietà particolarmente lenitive e rilassanti del sistema neurovegetativo. Il piede è ricco di terminazioni nervose e di conseguenza questo rilassamento parte dal piede ma poi coinvolge tutto il corpo. Quindi mentre i piedi sono curati in questo senso, ci possiamo dedicare alle mani? Ci possiamo dedicare le mani, infatti c'è l'ottimizzazione dei tempi, no? Per cui la persona è in immersione, l'operatore passa al trattamento delle mani e lì facciamo una cosa un po' diversa, perché le mani invece sono la parte più esposta rispetto al piede e spesso nel fare un trattamento di esfoliazione e di pulizia usiamo gli acidi. Avrei sentito parlare sicuramente dell'acido mandelico. Sì. Ecco, noi lo personalizziamo con dell'acido cogico. E quindi cosa si ottiene? E quindi otteniamo due azioni. Una formula magica, fantastica. Trattiamo anche il viso in questa maniera, otteniamo un'esfoliazione, quindi una pelle sicuramente più rigorosa e più bella, ma il trattamento anche delle macchie. Quindi questo prepara un po' sia le mani che i piedi, poi a quella che sarà la manicure, la pedicure tradizionale, giusto? Sì, che per noi diventa proprio davvero un contorno, perché a quel punto, usando anche degli oli, le cuticole vengono ammorbidite e di fatto poi durante il taglio naturalmente veramente diventa una cosa molto molto veloce. Tocco finale, non da trascurare, sarà lo smalto. Certo, perché alla fine un po' come il trucco va a coronare, a corniciare e a completare naturalmente la bellezza estetica più esteriore delle mani e dei piedi. C'è secondo te un colore con il quale non si sbaglia mai? Ma guarda, ti direi il rosso. Sempre? Rosso sempre, sempre. Un colore universale che va sempre bene. Quindi, colori caldi comunque per la stagione, per la moda di questo momento, sicuramente sono i toni più indicati. E rosso. E rosso, il rosso sempre. Quindi pensate alla bellezza ma anche al benessere che comincia dalle mani e dai piedi. Dalle mani e dai piedi, grazie. Grazie a te.